Ed eccoci qua, cari amici appassionati di camion. Niente, siamo qua nel piazzale dell'Europa Diesel, officina assistenza camion. E niente, qua abbiamo qua un Renault Magnum che, insomma, al Marvin è sempre piaciuto il Magnum proprio per la sua forma. Non lo so poi se va bene, va benissimo, alcuni dicono che va bene, alcuni dicono che c'ha qualche problema, però niente, al Marvin quello che conta è che la sua forma geometrica è spettacolare, insomma, un camion, dai, a me piace. E niente ragazzi, siamo qua all'Europa Diesel, sono venuto qua così a fare un giretto. Vieni qua, vai di là, parla con il tale, parla con il camionista che è appena arrivato. E niente, intanto ragazzi, guardate, possiamo vedere questo Volvo qua, trasporto legname, qua mi sembra della Val dei Mocheni, una roba del genere. Ragazzi, guardate, ve lo faccio vedere. E niente ragazzi, però lo so che voi volete altro, però niente, contentatevi. Guardate qua, c'è una piccola carrellata di camion moderni, insomma, giustamente ogni tanto bisogna anche filmare questi camion moderni, per la storia. Guardate qua, cari amici, c'è un gran vento, c'è acqua e vento, ragazzi. Qua il Marvin è qua sotto che sta girando qua nel piazzale della cucina. C'è il gran vento, guardate, attenzione, qua abbiamo chiaramente un sconcetto. Sono poi qui questi camion che girano qua in Trentino, ragazzi, voi volete gli storici, però ormai qua a Trentino è abbastanza avanti su certe cose. Guardate qua, abbiamo qua il camion della Blue City, altra bella flotta qua di camion della Blue City, insomma, ce ne sono veramente a decine della Blue City, tutti bianchi. Marvin non è che sia proprio un appassionato di camion bianchi. Abbiamo qua piccolo autocarro. Ragazzi, lo so che siete stufi di questi camion, per cui sono tutte plastiche, però attenzione ragazzi, guardate, c'è la gran novità, camion inedito mai visto. Attenzione, guardate qua che immagini che vi sto dando da uno Scania moderno. Guardate cosa spunta fuori, cosa si intravede. E si tratta di un vecchio Fiat 662 N1 qua dei Vigili del Fuoco. È qua in assistenza, attenzione che arriviamo, è qua in assistenza. Da quello che ho capito sembra che abbia qualche problemino ai freni, c'è da farci qualche lavoretto e niente qua. Insomma, cari amici, per chi voleva il 662, purtroppo non ve lo posso fare mettere in moto. Giustamente non vado a disturbare qua i meccanici, insomma, qua in officina, che già qua c'è un bel giro qua di camion che, insomma, di sicuro non perdono tempo dietro al Marvin in questo momento. Però niente, intanto lo mettiamo qua in saccoccia, lo mettiamo in archivio. Guardate qua, Fiat 662, fantastico, N1, un bel conservato, tenuto bene, c'è anche la targa storica qua, e è del 1969. Guardate qua, cari amici, insomma, un camion che non ho mai visto ai raduni qua in Trentino, e niente, lo devo vedere qua così in un pomeriggio casuale. Arriva il Marvin qua per fare due foto ai camion moderni e si becca questo Fiat 662 dei Vigili del Fuoco. Pare ancora operativo, magari per qualche piccola manifestazione, per qualche piccolo intervento, però niente, rendiamo onore a questi Vigili del Fuoco volontari delle zone di Faver, Val di Cembra. E niente, insomma, ragazzi, dico, oh, un bel camion il vostro, magari se ce lo portate a Levico, dato che facciamo a breve un raduno nelle zone di Levico. Cari amici, Fiat 662 N1, fantastico, e qua in officina, qua in assistenza, per sistemare qualche piccolo problemino al sistema frenante, ma credo niente in tutto, insomma. Guardate qua, cari amici, fantastico 662 N1, niente, lo dedichiamo a tutti gli appassionati di vecchi Fiat, agli amici di Traction Trentin. Guardate qua, faccio vedere anche i fiori qua, guardate qua, 662, fantastico, trovarlo così, poi, insomma, così casualmente l'ho trovato.
lo so che sono stato un po' lungo qua col filmato, però sapete, Mar mi piace dare un po' di suspense. Eccolo qua, 6,62 N1, fantastico. Adesso andiamo qua a vederlo qua in cabina. Guardate qua la cabina di questo 6,62. Adesso vediamo un po' di arrampicarci. Eccolo qua, cari amici, siamo sul 6,62. Il profumo ancora del tempo, profumo vintage. Eccolo qua, ragazzi. Spero che i vigili del fuoco non ne abbiano male, insomma. I vigili del fuoco di Faver, insomma, noi siamo appassionati di camion storici. Il Marvin fa parte di un'associazione. E niente, giustamente dobbiamo documentare il tutto. Guardate qua, cari amici, appassionati di vecchi Fiat, il Marvin. Insomma, non si è fatto cogliere impreparato, anche una botta di fortuna, passare di qua così, casualmente, a trovare questo Fiat 662. Sarebbe bello poterlo sentire in moto, ma intanto facciamo il filmato, perché, ripeto, io in tutti questi anni non l'ho mai visto. Per cui, intanto lo catturiamo, lo mettiamo in memoria, e poi vedremo se avremo la fortuna di averlo in qualche raduno. Eccolo qua, cari amici, Fiat 662 N1, qua sono sul posto guida, molto comodo anche, tenuto bene qua, la cabina è perfetta, bel conservato, facciamo i complimenti ai vigili del fuoco qua, volontari. E niente, qua saluto qua tutti gli amici appassionati dei vigili del fuoco. E niente, qua il Marvin l'ha catturato per voi, è qua. Eccolo qua, Fiat 662. Adesso diamo un'occhiatina al motore, perché vediamo se c'è qualcuno che ci dice se è tutto originale. Eccolo qua, 662, fantastico. Ragazzi, io l'ho filmato tutto, ve l'ho fatto vedere come potevo. Ragazzi, qua il Marvin vi saluta. Penso che ho fatto un bel colpo. E niente, saluto tutti gli appassionati dei vecchi Fiat, dei vecchi camion storici. E niente, saluto tutti quanti. Saluto il mio amico Giuliano. E saluto tutti gli amici della Val di Cembra, qua, dai. Facciamo anche un salutino, mi sembra, a una mia collega di lavoro che si chiama Elena. Insomma, rendiamo onore a te qua, Elena, che sei di Faver. E niente. Ragazzi, qua il Marvin vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo report. E speriamo che sia fortunato come questo. Ciao a tutti e viva Trucks in Trentin, qua il gruppo dei camion in Trentino creato dal Marvin. Eccolo qua, ciao a tutti e a presto. Abbiamo fatto vedere tutto, io credo proprio di sì, dai. La scala l'abbiamo fatta vedere qua, dai, faccio vedere anche la scala. Niente, ragazzi, qua il Marvin ha fatto il botto. Ciao a tutti e viva i camion storici, altro che questi qua di plastica, eh? Mi piace questo Scania R500? Lo cambiereste voi per il Fiat 662? Io credo che vi piaccia di più il Fiat. Ciao a tutti e a presto!